Un periodo breve ha separato il lancio della rinnovata classe C da quello della versione sportiva rielaborata dalla AMG con carrozzeria berlina e station wagon. È venuto dunque il momento di mostrare i muscoli sulla classe C. Cosa meglio di una versione AMG? Mandato in pensione l'eccezionale vuoto aspirato da 6,3 litri utilizzato dalla generazione precedente dello stesso modello, le C63 AMG e C63 AMG S sfrutteranno il potenziale di un nuovo V8 dalla cilindrata contenuta in soli 4 litri, lo stesso che equipaggia anche l'AMG GT e destinato a divenire indiscusso protagonista di tutto l'alto di gamma con la stella. La C63 AMG dichiara una potenza massima di 476 cavalli nella versione normale e addirittura 510 con l'allestimento S. Le prestazioni garantite da AMG attribuiscono un'accelerazione da 0 a 100 in 4 secondi e un decimo per la berlina, un decimo in più per la station wagon, valori che si abbassano a 4 e 4,1 secondi per le più potenti versioni S. Per entrambe la velocità massima, salvo pacchetti speciali, è limitata elettronicamente a 250 orari. La potenza è scaricata a terra dalle ruote posteriori attraverso il cambio AMG Speed Shift MCT a 7 marce, un cambio che lo stesso costruttore AMG ritiene essere più rapido delle versioni precedenti grazie ai molti affinamenti, in particolare nella modalità Sport Plus, che sfrutta un'ottimizzazione delle cambiate in chiave sportiva. Di serie viene proposto un differenziale posteriore autobloccante, meccanico sulla 63 ed elettronico sulla S, mentre in via opzionale per entrambe è disponibile un sistema di scarico dal suono più aggressivo. Dotate di serie di cerchi da 18 pollici e 19 sulla S, le nuove classe C vantano un impianto frenante espressamente sviluppato per questo modello ed ulteriormente personalizzabile nel caso della S. È disponibile a richiesta, infatti, un set di dischi carboceramici abbinato ad uno specifico treno di gomme ad alte prestazioni.